Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi parliamo di Happy Marriage, il drama giapponese che si basa sul manga Happy Mari. Io ve l'ho recensito un po' di tempo fa, se vi interessa, vi siete persi la recensione, la trovate nelle schede di questo video. In ogni caso, ho scoperto ultimamente, non so se è di quest'anno o dell'anno scorso, che è uscito questo drama. È un drama di 12 episodi, 35 minuti l'uno, più o meno, come genere è commedia romantico ma anche drammatico. Se conoscete il manga avete già più o meno presente e già sapete. Comunque adesso parliamo subito in poche parole della trama e poi vediamo un po' cosa devo dirvi a riguardo e se mi è piaciuto oppure no, insomma vi do il mio parere come al solito. La protagonista di quest'opera è Chiwa Takanashi, che nel manga vediamo è questa ragazza. E insomma, è una ragazza povera che svolge due lavori per poter mantenere se stessa e anche suo padre, un uomo fantastico che spende tutti i soldi in scommesse. Sì, quindi lei sgobba per quest'uomo che sta a casa o esce per scommettere e nient'altro praticamente. Diciamo che per via dei debiti di suo padre loro sono in grossi guai, lei da sola con i suoi due lavori non riesce a stargli dietro e quindi si ritrovano veramente nei guai, appunto, finché poi non arriverà quest'uomo, Okuto Mamiya, che si proporrà di salvarli dalla loro situazione, sposando lei, la protagonista, con una sorta di matrimonio combinato, perché loro non si conoscono. Allo stesso tempo, però, se lui vuole sposarla, non conoscendola, lui che è ricco, lei che è povera, insomma, anche lui ha i suoi motivi per volerla sposare, e poi nel corso del manga si scoprirà nel manga, ma anche nel dramma, già sin dall'inizio praticamente si scopre perché. E da questo momento in poi, Chiwa, la protagonista, si ritroverà a conoscere sempre di più quest'uomo, appunto, ma anche si ritroverà all'interno della sua famiglia di persone molto brutte. In sostanza, non mi voglio esprimere, però insomma diciamo che nel casino che è la sua famiglia e tutte queste questioni di rivalità e tutto, si ritroverà anche lei invischiata perché appunto si trova al fianco di quest'uomo, ecco. Bene, questo è quanto per quanto riguarda la trama, quindi adesso parliamo un po' di cosa effettivamente si vede in questo drama, senza troppi spoiler perché no, se no non avrebbe senso, io vi dirò giusto l'essenziale. Però insomma il fatto è questo, se voi avete già letto il manga non è che andrete a vedere granché in questo drama. Nel senso, io quando trovo il drama che è basato su un manga che ho letto, mi piace vederlo perché vedo certe scene, rivedo certi personaggi, come sono stati resi utilizzando appunto le persone in carne ed ossa. A questo proposito mi domando se l'attore che interpreta Okuto abbia davvero quella voce o si sforzi tutto il tempo di farla, va bene, non lo so, mi è fatto un po' strano questa cosa, non è che ci stia male, però me lo domando. Fatto sta che comunque all'interno di questo drama molti personaggi del manga non ci sono. Il manga dura 10 volumi, questo drama 12 episodi, non potevano far tutto, certo, però mi è dispiaciuto non vedere qualcuno, vedere che qualcuno occupava il ruolo di due personaggi anziché di uno soltanto, quindi per esempio Yagami, il collega, l'amico di bevute, che nel drama insomma viene un po' tirata più lunga, un'altra cosa, ecco, amico di bevute non proprio, non propriamente, non del tutto. Insomma, lui ricopre anche il ruolo del senpai che vuole aprire una sua attività, ecco, spesa sul generale. Insomma, non ci sono entrambi i personaggi, è lo stesso personaggio che li fa entrambi, quindi ci sono un po' queste cose. Così come alcune scene proprio non ci sono, quindi certe scene che io non vedevo l'ora di vedere rese nel drama proprio non ci sono. Su questo spenderò un po' di parole in più avanti. Punto focale del manga è che la nostra Chiwa lavora in un ufficio e il capo di questo ufficio è proprio Okuto Mamiya, quest'uomo che si propone di sposarla. Beh, qui no. Lei lavora in un negozio di elettronica. Nel primo episodio mi pare lui arriva in questo negozio, ma non ho capito perché, non ho capito il senso e lasciamo stare, non lo so. Però lui non è il suo capo, lui ha un'azienda che si occupa tipo di collaborare con marchi che producono borse e vestiti, non lo so. Non ho proprio capito
hanno fatto questa modifica, lei lavora in un negozio di elettronica anziché in un ufficio, volevo sottolinearlo. Insomma, col fatto che certe cose sono diverse, anche certi personaggi si comportano in modo diverso, quindi alcuni comportamenti sono tirati lungo per tutto il drama, oppure comunque sia alcuni personaggi che hanno un ruolo molto marginale nel manga, e va benissimo così, ci sono sin dall'inizio e rimangono sempre lì. Per esempio la rivale di Chiwa c'è dall'inizio, mentre nel manga compare avanti, ma uno fra tutti, il padre di Chiwa, ma quanto è marginale come personaggio nel manga e va benissimo. Qua nel drama no affatto, infatti vediamo per esempio, proprio perché ci sono dei cambiamenti, Chiwa non ha una stanza tutta sua, Chiwa sta nella stanza di Okuto direttamente dal momento in cui iniziano a convivere, e questo implica che quando lei ha bisogno di star da sola non ha la sua stanzetta, ma torna da suo padre e di nuovo torna da suo padre, spesso, completamente diversa dal manga questa cosa. Tra l'altro è un personaggio che si fa sentire molto di più rispetto al manga, perché addirittura arriva a vendere le cose di sua figlia per poter scommettere, insomma è molto più approfondito come personaggio e mi è piaciuto molto di meno, appunto. Insomma, penso che abbiano fatto tutti questi cambiamenti perché il drama è corto e serviva in funzionalità della trama per far succedere tutto subito in quei 12 episodi, però non è che mi sia piaciuto chissà quanto e proprio di alcune cose non capisco il senso. Potevano fare che Chiwa era comunque lavorava in un ufficio con Okuto come suo capo, così certe scene che hanno dovuto ricreare a forza con i colleghi, con il capo dell'ufficio, erano scene che nel manga succedevano con Okuto, hanno dovuto appunto ricrearle a forza con il capo. E non ha molto senso, cioè cercano di dargli un senso nel drama. Certe scene che accadono nel manga le vedete anche nel drama, però magari con personaggi diversi. E quindi, boh, non è proprio bellissima questa cosa. Io almeno non l'ho trovata bellissima. Insomma, avranno fatto queste cose in funzionalità del drama per riuscire a mettere tutto in quei 12 episodi, però certe cose non me le spiego, io proprio non avrei fatto in quel modo, non lo so. Poi alcune cose sono veramente velocizzate, quindi certe cose su cui nel manga si pone la giusta attenzione, qui proprio non ci sono, quindi per esempio sappiamo che Chiwa è una ragazza, una donna molto innocente che non ha esperienze, nel drama ci dà questa impressione, certo, però sulla cosa non si approfondisce proprio per niente, quindi questo proprio non c'è. Quindi certe cose che accadono nel manga, che sono anche dei punti centrali del manga, qui nel drama proprio non ci sono, non c'è attenzione su queste cose e mi è abbastanza dispiaciuto. Appunto per questo volevo sottolineare una cosa che succede nel drama. Una delle scene iconiche di quest'opera è Chiwa che si ritrova a confrontarsi con la famiglia di Okuto, tutti questi personaggi meravigliosi che non fanno altro che dire cose brutte sul loro conto, e Chiwa reagisce. Ecco, nel manga è molto bella come scena perché c'è un legame forte tra i due, già si è creato questo legame tra i due personaggi principali, quindi è veramente una bella scena. Qui comunque c'è un legame, però è una cosa molto più leggera, quindi mi è dispiaciuto, manca qualcosa. Poi appunto altre scene molto belle che mi sono rimastero più impresse del manga, qui proprio non ci sono, appunto, come vi ho già accennato prima, quindi quel momento in cui nel manga loro se la vedono veramente brutta, i due personaggi principali, qui non c'è. Già, e anche quella scena che dà un po' inizio alla loro storia d'amore, dove rimangono bloccati nel magazzino insieme, non c'è neanche quella. Quindi capisco modificare cose, togliere scene e tutto, doveva starci tutto in 12 episodi, ripeto, però quelle erano proprio delle scene che mi erano rimaste impresse, quindi io avrei puntato su quelle, perché sono delle scene veramente importanti del manga, quindi più che puntare su tutto il resto e cose in più, mi è dispiaciuto non vedere quelle, ecco. Comunque c'è da dire che anche se voi avete letto il manga, insomma che l'abbiate letto oppure no, a un certo punto la storia si evolve in un modo che non ci aspettiamo negli ultimi episodi, sia per la presenza molto forte sin dall'inizio della rivale di Chiwa, sia per una certa cosa che Okuto fa e io ho trovato un po' discutibile, un po' boh, insomma, cose che nel manga proprio non succedono e qui
all'improvviso cambia tutto, però insomma c'è qualcosa in più da vedere, qualcosa che non succede nel manga. Non so dire se mi sia piaciuto, però ecco, qualcos'altro, qualcosa che sorprende c'è. In sostanza questo dramma è carino, leggero, niente di più però. Quindi un vero motivo per guardarlo, per consigliarvi di guardarlo, non lo trovo, alla luce di quello che ho visto, proprio no. C'è da dire comunque che le parti commoventi di questa storia, perché se avete letto il manga sapete che c'è una sorta di mistero nel passato di Hokuto, insomma, le parti tristi, le parti commoventi sono ben fatte, riescono a prendere più emotivamente rispetto forse a quando le ho lette nel manga, però anche perché le vediamo, quindi vabbè. Sono fatte bene, questo devo dirlo. Comunque non voglio dire che i personaggi principali non siano loro, perché sono loro, Hokuto è lui, Chiwa è lei, solo che guardando il drama, lei mi ha dato molto l'impressione di lasciarsi trasportare dagli eventi, mentre nel manga non ho mai avuto questa impressione, quindi magari era così, però questa impressione non me l'ha data, quindi invece alla fine del drama Chiwa mi sembrava che veramente si lasciasse trasportare dagli eventi, che le cose che faceva erano proprio poche, per il resto stava lì e si lasciava trascinare dalle situazioni, non lo so, mi ha dato questa impressione, non mi è piaciuta molto la cosa, però ecco, i personaggi mi sembra che siano loro, che siano rimasti nel personaggio alla fine, più o meno. Magari se non avete letto il manga e guardate questo drama, vi potrà anche piacere molto, può essere, però sappiate che il manga è diverso ed è molto più bello, è proprio un'altra cosa. Questo drama è originale Prime Video, quindi se avete Amazon Prime avete anche la possibilità di vederlo, considerando però che è sottotitolato in inglese, non in italiano, non l'hanno fatto in italiano purtroppo. Penso di avervi detto tutto riguardo all'opera. Vi ricordo che trovate nelle schede la mia recensione di Apimari, il manga, che è molto più bellino rispetto al dramma. Un dramma che alla fine vi sconsiglio perché non mi ha lasciato niente, più che altro. Tra l'altro io non mi ricordo precisamente come si è concluso questo manga. Proprio certe cose non me le ricordo, quindi non vi saprei dire se poi hanno preso e hanno cambiato il finale, non lo so. Certo, le cose non succedono in quel modo, perché sennò mi sarebbero tornate in mente come erano successe nel manga. Proprio hanno preso e hanno cambiato. Però in ogni caso, se proprio non vi piace leggere manga ma vi ispira l'opera, dategli una possibilità, ma comunque vi garantisco che il manga è molto meglio. Questo è quanto. Detto questo, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, iscrivervi, che siete anche voi benvenuti su Fiera di Ciliegie. Vi invito a iscrivervi anche per non perdervi i prossimi video. Probabilmente il prossimo sarà una recensione di una serie TV di cui non vedo l'ora di parlarvi. Detto questo, appunto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.